immagino che lei faccia riferimento agli eventi recenti e non al, come dire, agli episodi di cronaca di chi nuotando nel Mediterraneo. Ma certamente direi che è un'immagine efficace per dire che se la modernità, appunto nelle sue prestazioni di senso più diverse, illuminista, marxista, idealista, aveva sempre pensato la salvezza comune, condivisa, oggi siamo in un'epoca paradossale che pensa la tragedia collettiva e magari la salvezza individuale. Mors tua vita mea, un po' il triste adagio del nostro tempo, in cui appunto, come nell'etica protestante di cui diceva Weber, non a caso assumendola come il fondamento stesso del moderno spirito del capitalismo, si salva l'individuo di fronte alla tragedia collettiva. E in questo senso le barche che affondano nel Mediterraneo sono anche esempio di questo, naturalmente. Poi io, quando si parla di questi temi, filosoficamente credo che appunto si tratti di problematizzare l'ovvio sempre, cioè nella fattispecie di tenersi a distanza di sicurezza dalle due visioni dominanti, che sono in realtà le due facce della stessa medaglia, che sono A, l'odio xenofobo per i migranti, e B, l'elogio a priorico dell'immigrazione, che sono in realtà le due visioni ugualmente ottuse, che impediscono di capire il problema, per cui devi per forza essere classificato o come odiatore dei migranti o come elogiatore a priori dell'immigrazione, quando non c'è nulla di buono in quanto tale nell'immigrazione, no? Se potessero stare tranquilli a casa, realizzarsi nel loro paese, probabilmente lo farebbero. Il problema è capire cos'è che spinge questi esseri umani ad abbandonare in quelle condizioni, a sottoporsi al traffico umano e a perire nel Mediterraneo. Questa è la domanda seria da porsi, cioè un'indagine sociale e politica sulle cause dell'immigrazione, evitando queste stomachevoli polarizzazioni fra pro o contro migranti, elogio dell'immigrazione o contro l'immigrazione, senza capire mai le cause di quello che sta capitando. Quello che secondo me è evidente sotto gli occhi di tutti, lo dico in una frase, che ci troviamo di fronte a un nuovo modello antropologico che il nesso di forza economico trionfante sta creando ad hoc, che è il nuovo paradigma dell'homo migratorius, potremmo dire, per cui continuamente c'è uno sradicamento, direbbe Heidegger, per cui viene elogiato in quanto tale il fenomeno del darsi per mare e abbandonare la propria terra, come se fosse in sé positivo. Io non ci vedo nulla di positivo in realtà, no? È bello viaggiare e conoscere i posti alti, ma se per viaggiare intendiamo migrare in quanto tale, non capisco perché debba essere una cosa bella in quanto tale, evidentemente, per il fatto che appunto si produce lo sradicamento, si produce quello che in realtà è la globalizzazione, diciamocela tutta. La globalizzazione, spero di non turbare le possibili anime pie in sala, non è il viaggio low cost o parlare inglese, capirsi, mangiare ovunque le cose prodotte dal fast food, ma la globalizzazione significa trionfo del nesso di forza capitalistico, significa che delocalizzi i capitali, crei una concorrenza globale fra i lavoratori italiani e quelli cinesi, sposti la produzione secondo la legge del capitale, che è una sola, trovare qualcuno disposto a fare lo stesso a un prezzo più basso, significa una tragedia sociale di fatto, se vogliamo chiamare le cose col loro nome. Se poi orwellianamente vogliamo dire che la guerra è pace, l'oligarchia è democrazia, o la devastazione della scuola è buona scuola, per parlare di cose anche più attuali, possiamo farlo, ma non è filosofia questo, è anzi antifilosofico per sua essenza. Questo è il punto, la globalizzazione è questo, creare appunto migrazioni, costringerti a usare la globalizzazione non per integrare i migranti. Al capitale non interessa integrare i migranti, non gliene frega niente se muoiono per mare, e disintegrare i non migranti, cioè produrre un fenomeno per cui tutti diventiamo come i migranti, senza diritti, senza stabilità, disposti ad andare a fare i lavapiatti a Londra piuttosto che a Bruxelles, incapaci di parlare una lingua che non sia l'inglese del mercato e dell'economia,
Questo è il paradigma. Uno può accettare questo pensando di essere rivoluzionario, internazionalista, quando in realtà si rivela, così facendo, l'utile idiota del capitale, senza capire che oggi non c'è più nessun internazionale se non quella liberal finanziaria del mercato. Oppure può cercare di contrapporsi a questo difendendo i diritti del lavoro, i diritti sociali, le rivendicazioni e quant'altro. Ognuno può scegliere la via che preferisce. Ultima